Ancora polemiche sul piano sanitario regionale, i cui contorni sono piuttosto offuscati. Intervistato dal Ficcanaso, l'ex presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, anche commissario straordinario della sanità, ha tracciato le differenze tra il piano di riordino proposto dal suo governo e quello attuale. Non era necessario ridurre e eliminare dei punti nascita e questo perché c'era l'equilibrio economico, quindi noi avevamo creato un sistema che si reggeva con 16 ospedali pubblici, 9 privati, nel passato ne erano 21 gli ospedali pubblici, ed era in equilibrio e garantiva un miglioramento dei livelli senza assistenza. Ma una cosa è certa, gli investimenti stanno andando verso la sanità costiera, il territorio, diciamo così, pescaro-chietino, che si prevede ormai palese, prima era stato dissimulato, nascosto, che ci sarà l'unico ospedale di secondo livello e questo significherà i maggiori investimenti in quel territorio per quella offerta sanitaria e minori inevitabilmente per quanto riguarda il capoluogo, per quanto riguarda Teramo e gli altri centri ospedalieri, e questo perché le risorse sono sempre le stesse, non è che sono moltiplicabili, e quindi se si spende di più da una parte si deve spendere necessariamente di meno dall'altro. Questo però tra l'altro è inspiegabile perché alcune scelte non sono più così necessarie come erano nel passato, quando dovevamo raggiungere l'equilibrio dei conti, che tra l'altro è una riduzione che vedo solo nel pubblico, non vedo nel privato. Invece il privato va a gonfie vele. La sanità privata è stata una delle questioni che in Abruzzo ha determinato il dissesto non solo dei nostri conti ma anche dei nostri livelli essenziali di assistenza. E con la cura a cui noi la sottoponemmo si fecero i contratti per la prima volta, si misero i tetti di spesa e si ridusse nel tempo di 80 milioni di euro l'anno quello che era il budget destinato alle cliniche private. I primi atti di questo governo sono stati l'aumento del budget nei confronti delle cliniche private, l'applicazione di tariffe massime per la psicoriabilitazione che in Abruzzo è totalmente appaltata ai privati, e quindi con un aumento anch'esso di spesa e di remunerazione da parte dei privati, e il tentativo, peraltro maldestro e non riuscito, di eliminare una serie di sanzioni nei confronti di quelle cliniche che producessero di più di quanto è previsto del budget fissato e dei tetti di spesa.